Allora, è la storia di un padre, c'è cioè questo personaggio che si chiama Sebastiano che ha un figlio che si chiama Mattia. Questo personaggio che si chiama Sebastiano fa l'attore di cinema e porta a un certo punto il figlio sul set perché è costretto, si ritrova il figlio e non sa a chi darlo e deve portarlo sul set. E dice: pausa pranzo sul set, il formicaio si è arrestato, chi può ha trovato un tavolino per mangiare, gli altri. Casse o appoggi di fortuna su un cubo di legno, seduti uno a fianco all'altro, padre e figlio consumano quello che più che un pasto sembra la razione K di un soldato. Sebastiano, che è il padre, non tocca il cibo, Mattia, che è il figlio, nemmeno ci gioca. Mattia dice: è strano il tuo lavoro, papà. Sembra un circo senza animali. Sebastiano, ma se guardi bene, gli animali ci sono. E Mattia dice: me lo immaginavo diverso, pensavo fosse divertente il cinema. E Sebastiano dice: all'inizio anche io, però più passa il tempo, più mi sento Teccaman. Mattia dice: ma chi è? Lungo silenzio. Sebastiano, dammi il telefono, ti faccio capire. Mattia glielo dà, Sebastiano prova a usarlo, ma non ci riesce. Restituendoglielo, gli dice: cerca Teccaman trasformazione con due K. Mattia lo guarda con aria interrogativa. Sebastiano, è un cartone animato giapponese che vedevo sempre da piccolo. Cerca. Mattia trova la clip. È il momento topico di un cartone animato di fantascienza anni 80 nel quale il protagonista, per poter sconfiggere le sovrastanti forze aliene, è costretto a entrare in una cabina di trasformazione all'interno della quale la macchina prende possesso del suo corpo attraverso un processo dolorosissimo. L'eroe è avvinghiato da fili di ferro elettrico, come una corona di spine avvolta in tutto il corpo. È attraversato da una dolorosa scossa che lo trasforma in androide. Che lo trasforma in androide uomo-macchina tra le urla di dolore. Esce dalla cabina trasformato, armato e pronto a sconfiggere la minaccia spaziale. Mattia dice: è bellissimo, non lo conoscevo, però non capisco, papà, che cosa c'entra questo con te? E Sebastiano risponde: guardate intorno. Tutte queste persone muovono delle macchine. No? Agente di cinema, il set. Io sono l'unico a dover muovere me stesso. Attraverso di me e di quelli come me, tutte queste macchine diventano carne e fa male. Fa molto male. Dai, picchio!